chiamo Giacomo Knechtli, sono stato a suo tempo il primo presidente dell'associazione. Mi ricordo che l'abbiamo fatto una riunione al ristorante Commercio, lì a Lugano, in piazza dove c'è ancora adesso il Manor. Mi ricordo che eravamo praticamente tutti quelli che si occupavano di computer, perché a quel tempo là naturalmente era veramente una novità. Se lei pensa che in quegli anni lì in Ticino c'erano tre macchine solo. C'era la macchina dello Stato, Bellinzona aveva il suo ordinatore, c'era l'UBS, e poi in centro di calcolo del dottor Lombardi, dove io lavoravo. Erano gli anni, 50 anni fa, visto che l'ATE compie 50 anni, 50 anni fa sono stato nominato presidente dell'ATE. Si trattava di stabilire gli scopi, si trattava anche di creare un'associazione che fungeva così da supporto ai vari collaboratori, ecco, cioè in modo particolare si trattava di scambiarci le esperienze di chi operava sul territorio. Dobbiamo immaginare che erano i periodi dove c'era il deserto informatico. E poi l'altra cosa era che con questi incontri ci potevamo scambiare delle esperienze, organizzavamo delle gite, tra virgolette, in centri di una certa importanza, facevamo delle visite culturali, informatiche, di tutto quanto, per appunto ottenere un quadro di come potesse muoversi in futuro la società. Forse il ricordo più vivo è quello del corso che ATED aveva organizzato per la preparazione all'esame federale di analista in informatica. Io penso che la cosa più importante è che già dall'inizio l'associazione si è dedicata alla formazione. Cioè, effettivamente siamo stati i primi, anche qui in Ticino, a creare il diploma di informatico basandoci sui diplomi che facevano già nella Svizzera interna. Questo anche per permettere ai ticinesi di evitare di andare fino a Zurigo a fare i corsi di formazione e anche la possibilità di sottoporsi agli esami in lingua italiana, perché all'epoca si poteva fare solo a Zurigo i corsi di preparazione, che duravano poi 4-5 semestri e gli esami duravano 3-4 giorni in lingua tedesca, pertanto li abbiamo portati qui in Ticino. E poi abbiamo all'epoca collaborato attivamente anche alla creazione delle nuove scuole qui in Ticino. Per esempio, c'erano soci dell'ATET che hanno collaborato alla creazione della nuova sezione dell'informatica presso l'STS, che penso nel 1986, oppure la scuola di gestione di informatica presso la Scuola Cantonale di Commercio. Io ricordo come progetto importante nel 1988 la collaborazione che ATED ha avuto con la Fondazione Dalle Molle quando si stava trattando l'avvio dell'allora nascente Istituto Dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale. Penso che a furia di insistere sono poi riuscito a ottenere che nella SUP si fosse compreso anche un curriculum di informatica.
Personalmente credo che l'innovazione tecnologica più importante in questi ultimi 50 anni sia stato l'avvento dei microprocessori e dei personal computer. Questo per un motivo culturale, perché ha permesso di far conoscere l'informatica a un numero di persone sempre più vasto, ma anche da un punto di vista tecnologico, perché ha dato la possibilità di creare delle nuove architetture distribuite e ha posto le basi per quello che sarebbe poi stato in futuro la rivoluzione di Internet. C'è stato un grosso cambiamento con il primo personal computer, che è arrivato negli anni 80, e poi la rete Internet al VVV nel 1991. Ecco. Per me l'innovazione più significativa è stata, da una parte, Internet. E lì non ho il minimo dubbio, perché ho fatto delle riflessioni che andavano anche verso l'hardware, eccetera, eccetera, però mi sembrava che Internet ha cambiato il nostro mondo. Beh, per me c'è una risposta unica, è l'accesso generalizzato a Internet. E questo ha creato un'accelerazione in tutti i processi, veramente una fortissima accelerazione. Io mi ricordo la tecnologia di prima, e se faccio il paragone con la tecnologia odierna, è tutto un altro mondo. Ecco. Il primo ricordo è la prima attività vera che ho svolto nell'associazione, che è stata quella di creare un gruppo di interesse Unix. Questo è stato il preludio a tutta una serie di attività poi che ho cercato di coordinare all'interno del comitato per iniziare a parlare di tematiche tecnologiche, quali ad esempio Unix, prima di tutto, perché era appunto una delle prime tematiche, poi di programmazione orientata agli oggetti, di reti e informatica distribuita. Erano gli anni in cui si incominciava a parlare di PC, di informatica personale, eccetera, e non da ultimo tutta la tematica legata a Internet. Più che un ricordo prima, un ricordo dopo, un ricordo continuo, e che è legato a quell'attività che ho iniziato a fare in ATED insieme a alcuni colleghi membri di comitato, e che poi oggi continuo tuttora a fare e a supportare. È l'attività in un progetto che abbiamo chiamato Agave nel 97, quindi no, iniziamo nel 97, e che era nato da tre Roberti. Ecco, dico così perché parlo anche di tre persone, in particolare uno ci tengo a ricordarla, si chiama Roberto Fisch, che oggi non c'è più, quindi va anche questo pensiero, questo ricordo a Roberto Fisch, che è stato un membro, diciamo, determinante, anche soprattutto nel periodo in cui io ho frequentato il comitato, abbiamo fatto delle cose belle. E con i tre Roberti, l'altro è Roberto Pezzoli, con noi tre Roberti abbiamo dato avvio a una riflessione, in questo l'abbiamo chiamata Agave, una riflessione per cercare di riposizionare l'associazione, e di conseguenza poi questo progetto ha dato avvio anche a un pool di aziende che abbiamo chiamato Pool IT di ATED, che tuttora è presente e che continua a svolgere delle attività di stimolo per l'associazione, e rappresentano anche un po' il sentire delle aziende importanti nel campo ICT sul territorio. Allora, io sono appunto entrato in ATED già a inizio anni 80, però diciamo come socio piuttosto passivo, direi. Poi nel 2000, anzi fine 1999, ho rilevato il testimone da Sergio Ravasi in comitato, quindi mi ha ceduto il posto e sono stato in comitato per 4 anni. Era un periodo abbastanza difficile, perché in quel momento era appena scomparso il segretario storico dell'ATED, Alberto Losio, e effettivamente lui era un po' il deus ex machina dell'associazione, e ci siamo trovati veramente un po' in difficoltà, e quindi con l'aiuto del presidente abbiamo prima di tutto trovato un supporto segretariale che ci ha dato una mano per un breve periodo, e poi abbiamo avuto la fortuna di incontrare Cristina Giotto, e da lì abbiamo cominciato a collaborare, e Cristina continua tuttora con un'ottima prestazione.
oltre alle iniziative classiche che erano corsi, erano conferenze, ci siamo immaginati questi due momenti durante l'anno che poi abbiamo chiamato Estated, perché era il momento estivo, e l'altro, forse un po' più crudele, Magnated, che era un evento, diciamo, più autunnale, che non avevano finalmente uno scopo oltre a quello di trovarsi, di chiacchierare, di confrontarsi. In questi lunghi anni che ho trascorso in ATED, ICT Ticino, sono state numerose le iniziative a cui ho partecipato. Se ce n'è forse una, pensando soprattutto alle origini, che ha lasciato il segno, l'esperienza che decidiamo di chiamare riconoscimento ATED, e che è stata un'esperienza durante la quale una specie di concorso dove si voleva sondare un po' sul nostro territorio se vi erano dei progetti o delle idee interessanti, chiaramente sempre un po' nell'ambito informatico, alle quali potessimo dare anche un po' di visibilità. Ci siamo accorti che il nostro territorio offriva veramente tante opportunità, c'erano tante persone con tante idee interessanti, tanti progetti interessanti che facevano fatica ad emergere. Il progetto in collaborazione con ATED ICT Ticino, che ricordo con molto piacere, è un progetto del 2007, che risale ormai al 2007, ed era forse il primo progetto che andava ad indagare l'importanza del settore ICT in Ticino. Avevamo indagato sì quelle aziende che sapevamo essere nel settore ICT, ma anche un campione d'aziende dove l'ICT si stava diffondendo in modo pervasivo, e questo ci aveva dato una prima immagine complessiva, diciamo, di questo settore. Il ricordo più bello è che tutto è iniziato come un bellissimo gioco, dove con Cristina in una gita su Pullman, parlando, abbiamo scoperto che avevamo tutte e due la stessa intenzione di fare avvicinare i ragazzi, i giovani, alle materie dell'informatica, tecnico-scientifica, via dicendo. E da lì abbiamo buttato lì un'idea, e lei aveva un'idea, io ne avevo un'altra, le abbiamo fusionate assieme, è stato l'inizio di tutta questa esperienza che si è trasformata poi negli anni in tante cose che sono venute fuori. Dopo 6 mesi più o meno abbiamo coniato il nome ATED for Kids, e ne abbiamo fatte tante, dal Coder Dojo, dal DevOps for Kids, la giornata della tecnologia, abbiamo fatto eventi speciali come la Robo Street Challenge, abbiamo fatto il Guinness dei droni, abbiamo fatto le squadre della First Lego League. Ogni anno c'è qualche idea nuova che ci riempie di gioia, e vediamo che riempie di gioia anche molti ragazzi. Allora, io sono entrato in ATED for Kids fondamentalmente per via dei miei ragazzi che erano attivi, e nel Coder Dojo che facciamo regolarmente sono diventato attivo, sono diventato mentor e addirittura ho sviluppato un corso con Minecraft, e questo mi ha permesso di crescere assieme ad ATED, partendo da mentor semplice, senza mai aver fatto niente, a mentor che fa delle lezioni, che organizza addirittura l'attività degli altri mentor. Ho avuto modo di partecipare a diverse iniziative dell'ATED, ma sicuramente quella che ricordo con più piacere, quella che mi ha visto più coinvolto, è stata il mio primo drone, alla quale ho partecipato in particolare anche come genitore, in quanto mio figlio Francesco ha partecipato, e quindi conserviamo ancora a casa tanti bei ricordi di quell'esperienza. È stato un progetto interessante, perché in un momento in cui i droni ancora non avevano una, diciamo, grande diffusione, o comunque c'era un po' di anche incertezza sulle norme e quant'altro, abbiamo deciso di creare questo progetto che ha coinvolto quasi 100 famiglie ticinesi. È durato un anno circa ed è finito poi con un record del mondo che abbiamo fatto a Lodrino, insomma, in cui questi ragazzi hanno fatto volare insieme, tutti insieme, il drone, scrivendo in cielo la scritta ATED, insomma, componendo in cielo la scritta ATED. Ha dimostrato il legame tra i droni e l'informatica. È stato veramente fantastico vedere questi ragazzi in quel coinvolgimento e il successo poi che ne è conseguito. Il progetto più importante, sicuramente, senza andare troppo indietro, è lo Swiss Virtual Expo, un'iniziativa estremamente innovativa per il nostro territorio. Abbiamo voluto creare qualche cosa di, appunto, innovativo, ma anche
qualche cosa per i nostri associati, per gli operatori del settore e in generale per il Ticino. L'iniziativa che mi è stata più a cuore da quando sono in comitato da ormai 5 anni è la Robo Street Challenge, perché a parte che avere a che fare con la tecnologia, ha sicuramente a che fare con le nuove e future generazioni. Non posso non menzionare Visionary Day, nato nel 2018 come un esperimento perché in Ticino si voleva creare un evento mai fatto prima, mai realizzato prima, dove si teneva come fulcro la tematica della trasformazione digitale, della digital transformation, ma si voleva uscire un po' dagli schemi, cioè fare un evento dove ci fosse una parte in presenza, quindi il solito convegno, ma anche una parte espositiva, dove le persone potevano toccare la tecnologia con mano, di modo di rendersi conto di che cosa volesse dire, insomma, la trasformazione digitale nella quotidianità e nelle imprese. Beh, sicuramente uno dei momenti che ricordo di più è stato un momento legato a Solidarietà Digitali ATED, in un momento di una serata molto particolare, di una tombola di beneficenza per il mulino di Maroggia, una serata in cui abbiamo lavorato tantissimo e una serata che ci ha dato sicuramente tante soddisfazioni, tanta gioia di stare assieme in un momento particolare, in una pandemia che abbiamo cercato di rendere una serata felice per tante persone. 21 anni di ATED, sicuramente le persone che si sono succedute sono tantissime, se pensiamo a così tanti anni. Ricordo con tanta emozione e tanto affetto il mio primo socio che ho conosciuto, insomma, Silvio Baumgartner, che è stata la prima persona alla mia prima assemblea generale, che è scomparso purtroppo e che mi ha adottata ed era una sorta di zio nonno e mi voleva un sacco di bene, mi spronava. Parallelamente ricordo anche, purtroppo ricordo le persone che non sono più con noi, Roberto Fisch, che è stato uno dei tre Roberti del progetto Agave, una persona che molto autorevole, molto che mi inculcava anche molto timore, ma nello stesso tempo sapevo che mi voleva bene, che mi dimostrava la sua stima, e quindi sì, sono dei ricordi molto, molto belli. Se dovessi utilizzare un termine per definire ATED, probabilmente sarebbe pioniere, perché negli anni ATED si è sempre distinta per essere un passo avanti, in anticipo sui tempi, precursore di qualcosa. Direi che precursore e facilitatore possono probabilmente descrivere bene quello che è ATED in questi 50 anni. Descriverei ATED con il termine pioniere. Se devo descrivere ATED con una parola, la prima parola che mi viene in mente è la parola dinamicità, dinamica. Per me tecnologia è la parola che associerei ad ATED. Ma direi che è indispensabile. Direi che ATED è innovativa e sempre aggiornata, addirittura sempre un passo in avanti sulle tecnologie. Misto di professionalità e di amicizia. La capacità di evolvere con l'evolvere dell'informatica. Vorrei parlare invece del metodo con cui ATED affronta questi argomenti e credo che sia un metodo in cui si vede un buon lavoro di gruppo, i risultati sono veramente risultati costruiti con il lavoro di più persone, quindi la parola che direi importante per questo è teamwork. Mediazione, quindi quello di cercare di moderare, di mediare tra i vantaggi della tecnologia e gli effetti magari che bisogna tenere un po' più sotto controllo. Direi sicuramente unica nel suo genere in Ticino, unica anche per la filosofia e direi anche quasi un esempio per il nostro territorio. La prima parola che mi viene in mente è Cristina. Sicuramente, lei è ATED in persona proprio, quindi sicuramente, sia come spirito, molto aperto, espansiva, come lo è ATED, come associazione, non si ferma davanti a niente, ma anche ATED,
Quindi viene in mente molto sicuramente Cristina. Stimolo all'innovazione. L'unico termine che mi sembra giusto per descrivere ATED è il futuro. È il futuro che fa parte di tutti gli eventi, di tutte le iniziative e delle generazioni che cerchiamo di preparare per qualsiasi nuovo challenge che richiederà il mercato e il nostro territorio ne avrà bisogno. All'avanguardia. Energia. Perché tutto quello che si riesce a fare in ATED è perché c'è una forte carica energetica. Innovazione divertente, un modo diverso di vedere l'innovazione, un'innovazione che si può vedere a 360 gradi. La parola innovazione però era difficile racchiudere solo in questo ATED. Direi un faro per il mondo dell'ICT in Ticino, ma un faro perché un faro è un punto di riferimento su terra, no? Quindi qualcosa di stabile e c'è tuttora perché gli anni lo dimostrano. Poi un faro perché illumina anche, e direi che è un'illuminazione colorata. Ma io direi tenacia. Tenacia perché ATED si è vista confrontata in situazioni molto diverse, momenti in cui sembrava che non funzionasse niente, momenti in cui funzionava molto bene, e abbiamo continuato ad andare avanti. Giusto appunto sono 50 anni che si continua ad andare avanti, perché ATED è indistruttibile, si continua ad andare avanti, c'è una forza enorme. Tutto ciò che è stato inventato e che va ad aiutare a migliorare la qualità di vita, beh, questo è il mio progetto, quindi ce ne sono tanti.